L'idea di questo evento in realtà mi frullava in testa già da qualche anno, avevo visto in America un qualcosa di simile, avevo da un po' in testa l'idea del premio alla leadership che in Italia non esisteva e si sono messe insieme alcune combinazioni positive che ci hanno permesso di farlo. In una cornice così bella, perché questo teatro è una roba fantastica, gli Acimboldi è meraviglioso, averlo riempito buona parte, insomma, è una soddisfazione non da poco, devo dire. Abbiamo scelto personaggi di notevole spessore, personaggi che potessero rappresentare la parola leader e leadership, quindi non soltanto persone che hanno ottenuto risultati, che hanno fatto qualcosa di speciale o di diverso, ma persone che rappresentano un qualcosa, che sono un qualcosa. Le scelte sono state, hanno spaziato sul business, sullo spettacolo, sullo sport, sul sociale e abbiamo avuto interventi di straordinario spessore. Persone che trasmettono una serenità, una consapevolezza, un essere cresciuti insieme alla loro crescita sportiva e professionale che è veramente straordinaria, non a caso, voglio dire, poi vai a vedere le loro vite, sono persone felici, realizzate, non sono soltanto gente che ha vinto una gara, voglio dire, il mondo è pieno di atleti che hanno vinto qualcosa, hanno smesso la loro attività, sono andati in depressione, non hanno combinato nulla, quindi volevamo quel tipo di atleta. Così come volevamo persone di business che non fossero soltanto persone che hanno accumulato ricchezze o creato l'azienda più grande, ma persone che siano in grado di gestire le persone in un modo speciale, che abbiano fatto qualcosa di diverso, che siano andate controcorrente, che siano degli innovatori o che siano degli educatori anche di altre persone, dei mentori, quindi che rappresentassero questo concetto di leader e di leadership. Sono estremamente soddisfatto per come sono andati questi 2 giorni, per la partecipazione del pubblico innanzitutto, straordinaria, per la incredibile qualità dei relatori e degli interventi, per il ritmo incalzante che ha avuto l'evento, perché voglio dire, da venerdì alle 2 a sabato sera, un giorno e mezzo che sembravano 5, da tante persone sono alternate. La gente non ha avuto un attimo di tempo per distrarsi, sempre stimoli nuovi. Io credo che le caratteristiche che mi hanno permesso di ottenere i risultati che ho ottenuto nel mondo della formazione siano molto simili alle cose che sono venute fuori in questi 2 giorni qua. Grande passione, grandissima passione, grande desiderio di far bene, di migliorare ciò che si fa, quindi grande attenzione particolare al miglioramento professionale, grande attenzione alle persone. Il mio lavoro è un lavoro con e per le persone, quindi non potrebbe prescindere dal vedere il mio risultato solo attraverso il risultato delle persone che frequentano i miei corsi o i nostri programmi di formazione. Partecipo volentieri a questi momenti di formazione perché nella mia vita sono stati tante volte stimoli venuti dall'esterno che mi hanno aperto gli occhi e mi hanno aperto nuovi mondi. A differenza di quello che fanno altri formatori, per esempio, tanto buoni quanto Roberto, quello che fa la differenza è che Roberto mette in campo anche delle esperienze dirette. Noi facciamo corsi dove insegniamo strategie, tecniche, diamo strumenti alle persone. Questo evento l'abbiamo voluto creare in maniera un po' diversa, abbiamo voluto creare un evento dove non fossimo tanto noi a trasferire delle informazioni, ma a portare qui dei personaggi veramente eccellenti, dei personaggi che veramente hanno ottenuto dei risultati fuori dalla norma. Roberto è un esempio di quelle lezioni di cui noi abbiamo bisogno per fare il nostro percorso di vita. Io posso fare, 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 fare e non ottenere risultati.
Il mondo è pieno di persone affaccendate. Vi ricordo che affaccendato non vuol dire per niente efficace. Tanta perseveranza, tanta convinzione, fiducia, riuscire a vedere quello che gli altri non avevano visto, perché possiamo dire di essere stati un po' dei precursori, no? In quello che abbiamo fatto in Italia. It was a wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Io ho notato nel panorama, diciamo, dei formatori a livello nazionale, ne ho conosciuti tanti, ne ho frequentati molti, lo metterei nella primissima fascia, perché ha capacità di insegnare, di stimolare o comunque di tirar fuori delle caratteristiche che magari un soggetto pensa lui stesso di non avere, no? Dico che Roberto ha fatto bene e fa bene a gestire il proprio potere, la propria credibilità in una cosa che in qualche maniera può aiutare a cambiare delle vite. Vi dico in anteprima che un po' tenterò di tentarlo a venire su insieme a me a giocare in coppia negli Stati Uniti, perché è proprio bravo, proprio bravo. Vedere una cosa differente di cui non sapevo proprio niente, e però questa fede mi ha premiato. Questi due giorni sono stati pazzeschi, mi auguro che ci sia opportunità per quelli che non sono venuti in questo weekend di vedere, di provare, di ascoltare quello che ho fatto io, che ho ascoltato io. Una manifestazione così tutta italiana non era sicuramente mai stata organizzata. Testimonio Roberto quindi questa sua capacità innanzitutto di immaginare qualcosa che prima non c'era e che è sempre la grande scommessa dei veri leader. Quindi è un evento speciale perché non è una formazione fatta con vite reali e non con libri o con dispense che a volte sono sterili. Ci sono gli occhi, ci sono gli sguardi, ci sono le emozioni, quindi bel evento, bella idea, sicuramente da rifare. Lo consiglio a tutti, specialmente le persone che come me non si credono, non si sentono portate per una cosa del genere, invece va bene per tutti, anzi va benissimo per le persone un po' più introverse come noi. Sono veramente soddisfatto per tutto quanto, per l'organizzazione, per come abbiamo creato questa cosa, come abbiamo realizzata, e devo dire la soddisfazione dei partecipanti è estremamente superiore alle loro più rosee aspettative. Questo per me è la dimostrazione numero uno del fatto che abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro. Fantastico, cioè io spero tanto che non sia l'ultima volta che lo fa, perché avere personaggi di un certo spessore che ognuno nel suo piccolo sia in grado di dare qualcosa a una di queste 1500 rotte persone che siamo qui è sicuramente una cosa straordinaria. Ero scettico rispetto a questa esperienza, essendo la mia prima esperienza, però sono rimasto stupito positivamente, soprattutto perché Roberto riesce a coinvolgere le masse in maniera molto positiva. Beh, l'appuntamento che posso lanciare a tutti quanti, quelli che stanno vedendo, è al prossimo anno, al prossimo Italia Leadership Event e alla consegna dei prossimi Leadership Award. Quest'anno è stato fantastico, ma ovviamente l'anno prossimo saremo costretti a fare di meglio, quindi assolutamente vi aspettiamo l'anno prossimo, al prossimo Italia Leadership Event.